Salve ragazzi, oggi vi parlerò della Earth Tower, un edificio situato a New York progettato dall'architetto britannico Norman Foster. È un edificio di 46 piani in vetro e acciaio, destinato ad ospitare gli uffici del gruppo editoriale Earth. La nuova struttura si sviluppa su 46 piani per 182 metri di altezza ed una superficie complessiva di 67.000 metri quadrati. L'atrio principale dà accesso a tutte le parti dell'edificio. Qui trovano spazio la lobby dell'ascensore principale, la caffetteria, un auditorium e livelli ammezzati per incontri ed eventi speciali. L'Earth Tower è stata concepita nel massimo rispetto ambientale. Non solo utilizzo di materiali riciclati e scelte progettuali volte all'impiego di minori quantità di acciaio. Realizzare un grattacielo secondo i principi della bioarchitettura è stato sin dall'inizio l'ossessione di Norman Foster. La torre Earth consuma infatti il 25% di energia in meno rispetto ai tradizionali grattacieli newyorkesi, un record in termini di risparmio energetico che è stato premiato con la certificazione LEED, Leadership in Energy and Environmental Design. Il vetro a bassa emissione scelto per il rivestimento esterno consente la penetrazione della luce naturale e protegge al tempo stesso l'edificio dall'eccessivo riscaldamento. All'interno sono inoltre stati installati, su ogni piano, dei sensori che regolano l'intensità della luce artificiale a seconda della quantità di luce naturale che penetra dall'esterno. Il tetto del grattacielo è stato inoltre progettato in modo che fosse in grado di raccogliere il 25% dell'acqua piovana. Quest'ultima viene convogliata in una cisterna situata nel sottosuolo, in grado di contenere fino a 53.000 litri d'acqua. Tale sistema consente di soddisfare la metà del fabbisogno dell'intero edificio. La sua applicazione più spettacolare invece trova spazio nell'atrio, dove una cascata di acqua riciclata di 8 metri umidifica l'ambiente in inverno e lo raffresca in estate.